su questo olocausto, e dopo aver annusato dice, si calma e dice: mai più farò una cosa del genere. Infatti dicevo prima di questo medico neurologo che mi ha mandato questo studio neurofisiologico, in cui ho pubblicato una parte ovviamente. Diceva che lui, traducendo le tavolette cuneiforme, io di questa roba qui ne ho parlato la prima volta, siamo nel 2014, nel 2011 a San Marino, e mi ricordo che avevo detto all'organizzatore del convegno di San Marino: quando mancano così 7, 8, 10 minuti alla fine del mio intervento, avvertimi che dico una cosa e poi me la faccio. E avevo detto questa roba qui, appunto, di Dio che non usa il fumo. Perché in effetti di questo mai nessuno aveva... Adesso sta venendo fuori sempre di più. Perché si trovano conferme: ah, ma questo è scritto anche nel Popol Vuh dei Maya, ah, ma questo è scritto... Ah, benissimo, che okay. Facevano tutti così. Tutti. Diciamo che è scritto anche nella Bibbia. E allora questo medico di Savona mi aveva poi telefonato dicendo: ma quando io ti ho sentito dire quello, mi è venuta in mente una cosa, appunto, di cui non trovavo spiegazione, che nelle tavolette sumerocadiche c'era scritto che quando loro bruciavano gli animali, quegli altri arrivavano come mosche attratti dalla carne. Perché evidentemente per loro questa era una cosa potente. E quindi amavano annusare il fumo del grasso bruciato. Il fatto è che nell'Iliade e nell'Odissea, e questa cosa qui sarebbe veramente molto molto strana se si trattasse di una invenzione, di un'allegoria o di una metafora, c'è scritta esattamente la stessa cosa, ma c'è scritta più di 30 volte. Quando facevano le cosiddette ecatombi, cioè che uccidevano un sacco di animali, c'è scritto che una certa parte del grasso veniva avvolta attorno ai muscoli della coscia, e quella parte lì non veniva mangiata, ma doveva essere bruciata per produrre fumo. Esattamente come la Bibbia. Allora sarebbe ben strano pensare che gli autori biblici abbiano inventato questa roba qui e gli autori omerici abbiano inventato esattamente la stessa cosa. Gli autori biblici parlano degli Elohim, gli autori omerici parlano dei Theoi, cioè gli dei, no? Questo termine qui in origine non era un sostantivo, ma era un aggettivo che indicava una caratteristica di quelli lì. Siccome la radice THEA è quella del verbo theaomai, che significa osservare, quindi è in greco antico il termine teoria, a differenza di quello che significa per noi, significa gruppo di individui inviati ad osservare. Allora, questo aggettivo qui poteva indicare gli osservanti, i guardiani, i vigilanti, che è un termine che torna costantemente nei racconti anche sumero-accadici, no? Con gli Gigi, gli Gigu, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi allora, se questi qui erano degli osservanti, e la radice indoeuropea è di, quella sanscrita è di Yati, in sanscrito, e tutte e due significano elevarsi, slanciarsi rapidamente verso l'alto, volare. Allora, questi termini qui, nella sostanza, paiono a indicare un gruppo di individui, cioè di vigilanti, di osservatori, di controllori, di guardiani, che volavano. Che è ciò che la Bibbia si racconta degli Elohim. Quindi l'Iliade e l'Odissea, ed è io in questo libro qui ho cominciato a metterne alcune parti, e sarà l'oggetto del lavoro che sto facendo adesso, una lettura parallela tra Bibbia e testi greci, cioè Omero, Esiodo e Platone, perché ci raccontano le stesse cose, ci parlano sempre di quelli lì. Per fortuna mai a nessuno è venuto in mente di prendere l'Iliade e farne un libro di religione, per fortuna. Ma io sono certo, l'ho scritto anche, cioè se avessi un po' di mesi davanti mi piacerebbe chiudermi in un posto con i teologi, con la Bibbia e l'Iliade. Poi prendo i passi biblici, quelli che i teologi interpretano dal punto di vista allegorico, metaforico, no? Perché non possono darne, e mi faccio dare le loro spiegazioni allegoriche e metaforiche, le prendo e senza discutere le applico pari pari ai passi paralleli dell'Iliade.
Io dopo 6 mesi esco avendo costruito il monoteismo omerico. Perché basta dire che quando dicono una cosa ne vogliono dire un'altra, applico esattamente le stesse categorie esegetiche e costruisco la stessa religione sull'Iliade. Su questo non ho dubbi, non lo faccio perché non ho tempo, ma non ho, perché devo fare altro, ma non ho dubbi, basta prenderle e farlo. Dite quando dicono questo vuol dire altro, benissimo, anche lì, quando dicono questo vuol dire quello, uguale, non vi metto in discussione nulla, applico esattamente la tecnica che voi applicate alla Bibbia e io la applico all'Iliade. Costruiamo il monoteismo, i teoi diventano uno solo, come gli Elohim diventano uno solo, tutto uguale. Quando noi parliamo di dei mezzi con cui questi signori qui nella Bibbia, diciamo, si spostavano e combattevano, abbiamo delle descrizioni che ancora una volta corrispondono, per esempio, a ciò che alle descrizioni che abbiamo nell'Iliade dell'Odissea dei mezzi con i quali quei signori viaggiavano. Chi conosce le traduzioni, quelle classiche, insomma, dell'Iliade e dell'Odissea, che come sono considerati, no? Poemi epici, quindi pura poesia, pure opere di fantasia. E allora, per esempio, si dice che quelli avevano dei carri celesti trainati da cavalli altonitrenti, viene scritto. In greco non c'è scritto altonitrenti, c'è scritto ipsi ekes, che vuol dire in alto rumorosi, non cavalli altonitrenti. Quei carri lì in alto facevano rumore. Allora, cominciamo a fare finta anche in greco, nell'Iliade dell'Odissea? C'è uno che ha fatto finta, che è Heinrich Schliemann, no? Quello che nel 1800 ha detto facciamo finta che l'Iliade sia un racconto vero e sappiamo che cosa ha scoperto, no? In Turchia, a Micene, eccetera, eccetera. Bene, continuiamo a fare finta che sia vero. E ci accorgiamo che tutta una serie di racconti che sono di linea dell'Odissea corrispondono alle caratteristiche di racconti biblici. Il che vorrebbe dire che gli autori biblici e gli autori omerici hanno inventato le stesse cose. E sarebbe molto strano, molto strano. Perché per esempio nell'Odissea, nei libri 6 e 8, quando si parla di Ulisse che naufraga presso i Feaci, il re dei Feaci che era Alcinò, si dice che l'Odissea dice che i Feaci erano anchizeoi, cioè erano consanguinei degli dèi, cioè discendenti diretti di sangue, in particolare di Poseidone, che è il signore dell'acqua, che corrisponde a Enki del racconti sumero-accadici. E si dice che Poseidone aveva dato ai suoi discendenti diretti di sangue, quindi sangue misto, delle navi che viaggiavano senza Kubernetes, cioè senza il timoniere, perché conoscevano da sole la rotta. Non si perdevano mai, non si rompevano, andavano velocissimi sia sopra che sotto l'acqua. Sommergibili? Sia sopra che sotto l'acqua. Dice anche che Poseidone aveva detto però queste navi qui non le mettete a disposizione di nessuno, le usate soltanto voi. Alcinò ne mette una a disposizione di Ulisse per portarlo a Itaca e Poseidone si arrabbia, eccetera, eccetera, eccetera. Stesso Poseidone, nel capitolo 13 dell'Iliade, lui combatteva dalla parte dei greci. I greci stavano soccombendo, rischiavano di perdere le navi, allora lui li va ad incitare. E per andare ad incitare si traveste da Calcante. Va sulla spiaggia, arringa i greci, poi quando ha finito la sua ringa, si gira e se ne va. Mentre si gira e se ne va, Aiace o Ileo lo guarda e dice: ma quello lì non è Calcante. Dalle orme dei piedi e dalle gambe ho capito che è uno dei teoi, sono riconoscibili i teoi. Cioè, anche se si è travestito, io dalle orme che lascia e da come cammina ho capito che è uno di quelli là. Perché evidentemente avevano delle caratteristiche che li identificavano. Efesto, che era quello di loro che si occupava della lavorazione dei metalli, zoppicava, e quindi nel camminare si faceva accompagnare da due ancelle. Di queste ancelle si dice che avevano dentro il pensiero e la parola. Lì e lui sono pieni di ancelle, no? Cioè tutti i capi avevano le loro ancelle. E di nessuna si dice che avevano dentro, perché è ovvio che le ancelle pensano e parlano.
Poi si dice che avevano la pelle come l'oro, l'apostrofo oro, cioè metallica, e la descrizione finisce dicendo: erano in tutto simili a fanciulle vive. Macchine di robot. Perché dicono questo di quelle due ancelle lì e di nessun'altra? Allora, se ci mettiamo a fare finta anche su quello, mi faccio nemici anche i grecisti e i classicisti, ormai 100 più 100 meno non mi cambia la vita, però magari capiamo qualcosa di più. Ma Se poi andiamo proprio a Oriente, Oriente poi si va barata, vale le... Difatti quello non lo faccio neanche, perché è talmente evidente che è una lì roba è da barbaria, asilo. lì Ecco, proprio. lì è da asilo. Allora, perché lo faccio con i greci? Perché i greci sono, come dire, degli insospettabili da questo punto. Cioè, si sa che quelli sono poemi epici, pura fantasia. No. Cominciamo a pensare che non siano così. E vediamo che viene fuori un'altra storia. Prego? Sì, ma. Cioè, quelli sono talmente evidenti che io ho letto ultimamente tutto il libro del Vimana Shastra. Casino immane, se non ci fossero i disegni, non ci ho capito un tubo. Dico francamente. E, comunque, voglio dire, lì si parla chiaramente, no? Sono disegnati, sono descritti, eccetera, eccetera, eccetera. E, però per questo non lo faccio con l'Oriente, perché lì è talmente evidente che non c'è neanche bisogno di farci uno studio sopra. E invece è con i greci che ne vale la pena, perché per esempio anche Platone, allora prima abbiamo letto, no? Che Elion fa quella divisione, Yahweh da quella parte lì. E la Bibbia dice, l'abbiamo letto nel versetto 12, che Yahweh fa tutto da solo, cioè non si fa aiutare da altri Elohim. Platone nel Crizia ci dice che quando questi qui si sono divisi la terra, cioè ci racconta esattamente la stessa situazione, si sono divisi la terra, se la sono divisa secondo le loro attitudini personali, ma alcuni di loro governavano collaborando. Cioè la Bibbia ci dice, il nostro ha fatto tutto da solo. Platone dice, alcuni di quelli si sono messi assieme e governavano assieme. Ci raccontano la stessa storia. La stessa storia. Bisognerà che Ma prima o allora poi. anche l'Occidente era governato da alcuni di questi Elohim, Certamente, tra Faraone, l'altro. Minerva, cioè tutti questi Esattamente, farebbero tra l'altro, parte di. l'Europa e probabilmente anche l'Egitto in origine era affidato ad una loro dea bionda con gli occhi azzurri, cioè Atena. La caratteristica poi degli Elohim, che La erano caratteristica degli Elohim. biondi, E questo di nordici. nuovo ce lo racconta Platone, anzi lo raccontano i sacerdoti egizi della città di Sais che parlano Solone, e poi attraverso Solone le notizie arrivano a Platone che ce le racconta nel Crizia del Timeo. E questi sacerdoti egizi dicono appunto a Solone che in origine, dice, voi ateniesi avevate in origine la civiltà più importante, che era governata appunto dalla vostra Atena. Dice che in origine governava anche sull'Egitto. Quindi probabilmente Atena aveva l'incarico di occuparsi di, insomma, tutta una serie di territori. Quindi per loro quindi le femmine erano importanti. Poi dopo le religioni monoteiste, maschiliste, le hanno eliminate. Ma siccome invece i racconti precedenti non erano viziati da un pensiero teologico, per loro dire che quel territorio era affidato a una femmina era assolutamente normale. Poi è diventato bestemmia, no? Per dire, ma in origine assolutamente normale. Tra l'altro, qui c'è una curiosità su Atlantide, perché qui siamo nei racconti dove appunto i sacerdoti di Sais parlano di Atlantide a Solone e raccontano appunto della civiltà degli Atlantidei e gli dicono che ad un certo punto gli Atlantidei, che erano una civiltà guerriera, cerca di conquistare le sponde orientali del Mediterraneo, militarmente. E dice, voi ateniesi li avete fermati, perché la vostra civiltà era per cultura, per leggi e per forza militare superiore a quella di Atlantide. E dopo che voi li avete fermati, arriva quel cataclisma che fa scomparire Atlantide. Il che vorrebbe dire che se dobbiamo parlare di una grande civiltà prediluviana, diciamo così, io non capisco perché si parli sempre di Atlantide, partendo da quei racconti.